Santa Radio, poi un altro mese così, allora tutti quanti, no, si sentono, no, più fraternità, no, adesso vedrete che, no, faremo qualcosa. Tanto che prima, cioè qui, tanto che dopo sicuramente me lo chiederemo, no? Vediamo di fare una chiacchierata i giorni prossimi, vediamo un attimo. Piccolissimo finanziamento, piccolissimo finanziamento che Basta potrebbe anche solo andare a zeri, va bene. incrementare. Faccio sempre il possibile, adesso quando ci sono queste cose qui, no? Soprattutto come c'è finissimo, ma ritengo che siano cose molto importanti. Dare una mano sempre e comunque farlo. Fallo perché ne ha tutti bisogno. Quindi bisogna quindi dare i grandi etici, le guide per tutti noi. Queste parte, Solo delle guise, epicimi poi. Per cui testa bassa e andare avanti fin quando c'è la salute. Ecco qua. Allora, socio emerito, no? Questo qua, non so niente. Anche cavaliere Felice Darioli, Darioli. cavaliere della Repubblica. Grazie, grazie Maurizio. Rimanere in vita per un po' di anni me la ricorderò per tanto tempo, perché davvero non pensavo, non so se meritavo davvero un accoglimento così, una festa così, perché avere qua addirittura due presidenti nazionali, perché prima di Maurizio c'era Giorgio Baldracco, il presidente regionale, e tanti amici delle vecchie, cioè delle vecchie, dei capistazioni in cui abbiamo lavorato, e adesso magari con i giovani che c'è adesso un po' meno. Ho sempre avuto un'ottima collaborazione, oltretutto, oltre che in capistazione, qui il nostro ha sempre funzionato bene, un gruppo di tecnici che noi chiamiamo la commissione tecnica, e abbiamo proprio creato un feeling che abbiamo fatto enormemente dei lavori, sia in addestramenti che in soccorsi. È chiaro che nei soccorsi ci sono le cose facili e le cose un po' più impegnative. Quando ci sono le cose impegnative, se abbiamo il personale addestrato bene all'altezza della situazione, si risolvono i problemi senza, prima di tutto, portare, diciamo, recuperare in vita le persone e portare all'ospedale, ma anche un occhio di riguardo a non crearci dei problemi noi o farci del male. Diciamo che in tutti questi anni forse sono stato anche fortunato, non abbiamo mai avuto incidenti, anche perché qualche rischio, sapete che il rischio zero in montagna non esiste. Nello stesso tempo, per ringraziare di questa giornata, io non so, ma voglio davvero ringraziare, vedo che ci sono anche il sindaco di Bognanco e il sindaco di Domodossola, con l'assessore, grazie della vostra presenza. L'ex presidente della provincia, Lincio, che abbiamo lavorato anche negli anni addietro, e quando la delegazione Valdossola aveva acquistato il primo furgone, no? Domodossola, ricordo che avevi proprio dato a te e l'assessore in provincia con Guarducci ad avere questo merito. Presidente del parco, sicuramente l'abbiamo conosciuto, io ho conosciuto bene tuo padre, era Francesco Zanetta, l'onorevole Zanetta, che sempre anche lui ci ha sempre dato una mano in quegli anni che ho lavorato io. Poi, ripeto, i vecchi capistazione, devo fare una sorpresa, e anche te, Paolo, ci siamo visti 20 giorni fa, ma non, a parte che magari non sapevi, però è il capobase della Rega di Magadino, dove noi ci siamo anche rivolti qualche volta con interventi di soccorso. Responsabile del soccorso alpino del Canton Ticino, che è anni e anni che facciamo dei scambi di addestramento, una volta andiamo da loro una volta vengono da noi. E quindi ringrazio davvero tutti. Non so, alla qua, anche la. Dai,
Adesso vedo adesso la parte medica che abbiamo, qualche volta vi ho fatto tribulare, dottori che facevano il soccorso a Babbo Sedia, Maestrone, Rolando, dottor Rolando. Tutti vi ringrazio perché davvero mi ricorderò di questa giornata. Sì, esatto, già dimenticavo i miei colleghi da dove ho iniziato. Ma mi scusano, il comandante del SAC è stato fino al mese di gennaio e altri finanzieri che conosco da anni, che abbiamo sempre lavorato insieme. Chiaramente io, con l'aiuto di tutti, proprio per ricordare Felice, a parte la pergamena che non la rese merito, a parte il quadro dell'Antonio, tutte le stazioni, tutti i volontari della delegazione, ma tante altre delegazioni, abbiamo voluto farti un presente, anzi due presenti. Uno un po' più adeguato alla baita, diciamo. È un piatto per la polenta da portare nella tua nuova baita ristrutturata. E l'altro invece è un ricordo un po' più chic, e tutte le volte che guarderai l'ora ti ricorderai del tuo bambino e della tua seconda figlia. Ok? Di Domodossola, oggi con me ci sono anche il vice sindaco, l'assessore Franco Falciola e il presidente del consiglio comunale Marco Bossi. Siamo in tre. E voi avete spiegato ampiamente perché oggi siamo qua e io mi permetto di spendere una parola per dirvi perché siamo qua noi oggi. Oggi noi siamo qua perché l'attività politico-amministrativa deve essere certamente sostanza, altrimenti non ha ragione di esistere, ma in certi momenti deve essere anche forma. E la forma oggi è rappresentata dal fatto di essere qua a dare il giusto riconoscimento a un corpo come il vostro, che è un corpo straordinario, a cui tutti noi, come è stato detto, dobbiamo fare un grazie dal profondo del cuore e dare il profondo riconoscimento a una persona straordinaria che ha dato così tanto a questo corpo e a tutta la comunità. Quindi sostanza, ma anche forma, rappresentata appunto dalla presenza oggi qui. Non potevamo mancare. Grazie davvero di cuore a voi. Oggi io rappresento la mia piccola grande comunità per dire grazie a Felice per quello che ha fatto. Ha fatto per il nome che ha portato in giro della nostra valle, prima come atleta, poi come soccorritore, ma soprattutto come uomo. Con Felice ci sentiamo tante volte, ho sempre bisogno di lui, ho sempre un consiglio, perché dico sempre che una sua risposta non è mai una risposta qualunque. E quando ho bisogno, soprattutto d'inverno, quest'anno non ci siamo mai sentiti, non c'era la neve. L'anno scorso ci siamo sentiti diverse volte per un po' di situazioni. Tra l'altro, poco tempo fa ci siamo visti come Unione dei Comuni hanno chiesto a me di inserire una persona che è esperta di valanghe. Naturalmente io ho fatto il nome di Felice ed è stato già subito preso. Quindi il mio un grazie a Felice per tutto quello che ha fatto e penso anche voi, penso che in questi anni ha fatto crescere la delegazione della Val d'Ossola, ha contribuito notevolmente a questo. Quindi un grazie a Felice e un grazie a tutti voi per quello che fate sempre. Grazie. Dire di essere presente oggi un dovere in realtà, no? Come ex presidente anche della provincia ho avuto modo di collaborare e come assessore ancora prima ho avuto modo di collaborare con il soccorso e di conoscerne le qualità che sono già state tra l'altro illustrate, quindi mi sembra importante anche solo un cenno per dire tutta la riconoscenza diciamo anche la fortuna e l'onore che io ho avuto di poter dare una mano, no? Adesso qui vedo che è esposto anche questo splendido drone che ho potuto mettere a disposizione come amministrazione provinciale, questo Matrix, credo ce ne siano solo due in Piemonte, uno a Torino e uno l'avete voi, che in effetti con questa potentissima termocamera dovrebbe essere uno degli strumenti fondamentali anche per la ricerca dei dispersi di notte e quindi è stato anche
un investimento importante, un investimento per il territorio, che grazie a voi può ovviamente essere utile per il territorio. E quindi credo che tutte le amministrazioni che si sono adoperate, certamente si adopereranno in futuro, ecco, lo fanno con il cuore, proprio riconoscendo anche il vostro stile, che non è uno stile da tutte le associazioni, anzi, quindi riconoscendo il vostro stile, la vostra serietà, il vostro senso del dovere e soprattutto anche dell'accorrere nei momenti più difficili magari, ecco, perché c'è qualcuno da soccorrere. Quindi davvero un grande senso di riconoscenza e di ringraziamento a voi tutti che rendete possibile anche poi agli enti pubblici il loro apporto per quanto è nelle possibilità. Grazie e ad Arioli non posso che dire. Nemmeno io, ma mi pare che sia doveroso che dica almeno e spenda almeno due parole. Certo, certo. Innanzitutto per un grazie per avermi invitato quest'oggi, ma un grazie soprattutto per tutto quello che voi fate e lo fate, come ha detto giustamente Arturo, con uno stile che è unico, perché nelle associazioni non è così scontato che ci sia uno stile di questo tipo. E grazie anche perché ovviamente quando fate i vostri interventi li fate anche mettendo a repentaglio quella che è la vostra di sicurezza per aiutare gli altri, quindi questo deve essere assolutamente sottolineato. Non ho ancora avuto modo di collaborare con voi, se non incidentalmente quando lavoravo in provincia, avevamo fatto un corso sui cani valanga tanti e tanti anni fa ormai, ma speriamo non succeda, ma col Parco Val Grande penso che purtroppo avremo occasione di collaborare insieme, perché è un parco particolare, ma soprattutto, come spesso succede, molto molto sottovalutato da chi va in montagna. Diceva prima Felice giustamente che il rischio in montagna zero non esiste, troppi però non pensano che ci sono dei rischi anche magari non così scontati come invece loro pensano di poterlo fare, quindi poi mettono anche a repentaglio voi che dovete intervenire per aiutarli, per soccorrere, per salvare loro la vita. Ci siamo incontrati nel corso di questi giorni col vostro delegato, il progetto che mi hai evidenziato, insomma, ma su cui si era già partiti anche da parte di chi mi ha preceduto, certamente troverà il nostro riscontro, perché non possiamo non farlo, perché, ripeto, siete una famiglia prima di tutto e siete coloro i quali aiutate gli altri in momenti di difficoltà, per cui quell'aiuto economico, tangibile, che potremmo dare come parco perché si possa concretizzare con l'acquisto, certamente per quello che possiamo fare insieme ovviamente anche agli altri enti lo faremo certamente. E infine un grazie, perché poi quando io ero un piccolo atleta che correvo, insomma, si pensava ad Arioli come un atleta di altissimo livello. È passato qualche anno, è corso a Tant'Acqua sotto i ponti, ma rimane sempre un personaggio importante non solo dal punto di vista del soccorso alpino, ma anche per quello che ha fatto nel biathlon e quindi anche nello sport. Grazie.